Buongiorno al pubblico, buongiorno ai relatori che sono venuti alcuni anche da lontano per questo incontro, per l'incontro di questa mattina. Innanzitutto inizio con le scuse di Angelo Rughetti, segretario generale dell'ANCI, che non potrà dare l'apertura a questi lavori, per cui apro io al posto suo, perché come alcuni di voi sanno, in questo momento c'è un passaggio critico, importante, dell'attuazione del cosiddetto federalismo fiscale, cioè dell'attuazione del nuovo articolo, dell'articolo 119 della Costituzione italiana, e quindi è impegnato in incontri istituzionali. Si scusa col pubblico e con i relatori. Questo incontro è organizzato da due istituzioni dell'ANCI, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, appunto IFER, che è la fondazione che si occupa di finanza ed economia locale, e Cittalia, che è la struttura di ricerca sui temi riguardanti lo sviluppo urbano. Affrontiamo quest'oggi il tema delle opere pubbliche degli enti locali e delle loro forme di finanziamento in una prospettiva comparata, utilizzando un modulo che abbiamo già appunto realizzato lo scorso anno con un incontro sulle istituzioni metropolitane, che è stato interessante e che ha prodotto anche un volume per il Mulino che si intitola Città Confronto, che è attualmente in libreria. Quindi utilizziamo lo stesso modulo, prendiamo un tema importante, critico per il mondo delle autonomie locali, che è il mondo che ci interessa, il mondo che studiamo, che cerchiamo di aiutare, e lo affrontiamo in una prospettiva comparata, senza l'illusione di poter trasferire istituti, esperienze, ma con la legittima speranza di poter trarre indicazioni sui successi e sugli errori, spunti, prospettive di innovazione. Il tema che affrontiamo oggi è un tema molto importante. Siamo anche in una situazione particolarmente critica dal punto di vista delle opere pubbliche, al di là degli aspetti di natura giuridica ed istituzionale. Nel nostro paese c'è un calo un indicatore, dal 2004 c'è un calo degli investimenti in conto capitale dei comuni pro capite. Nel 2004 era sopra i 300 euro a costi 2009, oggi siamo intorno ai 200 euro e nei prossimi anni si prevede un calo ulteriore. Certo, viviamo... Ecco, la tendenza del 2004, voglio dire che noi, se viviamo le particolari contingenze economico-finanziarie che mettono in difficoltà le istituzioni pubbliche, che rendono difficili gli investimenti, ma questo è un processo che ha un periodo anche più lungo, cioè il processo di crisi della capacità di investimento da parte delle istituzioni pubbliche viene da più lontano. Ne è un segnale anche, se vediamo i richiami e raccomandazioni della Commissione europea, ad esempio sulle richieste di modificare, di innovare negli schemi di finanziamento, l'attenzione e l'indirizzo verso le forme di partnership fra pubblico e privato, e nello stesso tempo anche il richiamo della Commissione alle difficoltà che negli ordinamenti nazionali trovano queste forme di partnership in ragione della farraginosità, opacità della normativa. In un settore come quello delle opere pubbliche, degli enti locali, proprio delle opere pubbliche, in cui il peso degli enti locali è molto forte, in quasi tutti i paesi è preponderante la quota di investimento in opere pubbliche effettuata a livello locale, e dove anche le imprese di questo mercato sono imprese che hanno un carattere particolarmente domestico e dunque si sovrappongono problemi di complessità normativa anche a problemi di libero accesso, quindi del libero dispiegarsi della concorrenza fra imprese. E questo è quindi affrontiamo un tema quindi che è di grande attualità, difficoltà che sono attuali ma che non sono solo contingenti. Lo affrontiamo attraverso un approccio comparato. Noi
diciamo, i relatori questa mattina seguiranno un percorso, uno schema che abbiamo dato, che già hanno seguito nei testi scritti che abbiamo distribuito, quindi un percorso che parta dalla programmazione appunto delle opere pubbliche con connessi problemi di trasparenza e partecipazione anche delle collettività locali e delle loro forme associative ai processi di programmazione, ma anche in questa fase di programmazione alla criticità che emerge dal punto di vista finanziario e dunque anche a una riflessione sulle forme non convenzionali in cui il pubblico e il privato possono incontrarsi, appunto il project financing o gli scambi fra costo delle opere e diritti edificatori, insomma, ed altre forme che vedremo. I temi naturalmente della selezione delle imprese con i connessi problemi di trasparenza e di tutela della libera concorrenza. Il tema anche significativo e importante del contenzioso e del tentativo complessivo di alleggerire appunto il peso del contenzioso davanti ai giudici attraverso forme come l'arbitrato, l'accordo bonario, eccetera. Naturalmente i testi seguono questo percorso, ci sono tanti relatori, il tempo non è tanto, quindi probabilmente anche sarebbe anche interessante che lasciando la descrizione al testo negli interventi fossero messi in luce anche degli spunti su aspetti critici, aspetti significativi, anche aspetti di non perfetta corrispondenza fra impianti normativi e prassi amministrative. Questo è un tema di non poco conto, lo dico per la situazione italiana dove al di là delle norme c'è una debolezza molto forte dal punto di vista della capacità di programmazione, di progettazione delle amministrazioni pubbliche italiane e anche di quelle regionali, di quelle locali. È una difficoltà che non c'è solo nel campo delle opere pubbliche, ma complessivamente nella capacità di programmazione. Ne è un indicatore le prestazioni non brillanti dell'Italia dal punto di vista della capacità di utilizzazione dei fondi comunitari. Oppure anche, diciamolo, anche dei risultati a volte deludenti di queste forme di collaborazione fra pubblico e privato. Insomma, si è avviato un ciclo alcuni anni fa in cui avevamo grandi aspettative dal punto di vista del rendimento di questi modelli. Spesso queste aspettative non sono andate completamente, non siamo riusciti ad essere soddisfatti dai risultati. Devo dire comunque che come ANCI, ecco, questi sono temi sui quali studiamo, ma sui quali anche cerchiamo di aiutare i comuni. Per esempio, come IFER c'è un'iniziativa comune con Cassa Depositi e Prestiti proprio per sostenere i comuni attraverso la formazione e l'assistenza proprio a selezionare e a realizzare quelle opere che prevedano l'apporto di capitali privati, quindi project financing, leasing costruendo, concessione di costruzione e gestione. Quindi un'attività che parta da quei casi di successo realizzati da alcuni comuni e che riesca a diffonderli anche agli altri. Quindi studiare, imparare, ma anche aiutare i comuni a comportarsi meglio. Ecco, io ho finito e quindi adesso passo la parola al professor Franco Ferrari e me ne vado ad ascoltare. Prego.